più si è vicino al cittadino, più il cittadino si sente protetto, si sente assistito, si sente tutelato, perché il cittadino quello che vuole è essere curato. Più noi stiamo vicino nella prossimità dove abita, dove vive, e più possiamo dire alleviamo anche le sofferenze psicofisiche del malato. Questo è il progetto che noi stiamo mettendo in campo, sì l'ospedale, ma quando c'è necessità. Il resto dobbiamo curare il paziente nel territorio, e questo progetto fatto insieme al COPE, grazie all'amministratore Filippo Lucci, riusciremo con i camper a stare più vicino ai cittadini dei territori montani che difficilmente avrebbero un'assistenza, come possiamo dire, di qualità come quelli che sono più vicini alle strutture, alle case di comunità oppure alle strutture di prossimità esistenti sul territorio. I nuovi macchinari che sono importanti, che vanno a sostituire e implementare il nuovo parco tecnologico, andranno a soddisfare esigenze di risonanze magnetiche a Sant'Omero e ad Atri. Quello che si voleva, ci siamo riusciti, andremo a mettere tre nuove tacche anche sul territorio, diverse strutture, tutto per la radiodiagnostica, in maniera tale che dobbiamo cominciare a dare risposte anche ai cittadini. Ma il personale c'è a disposizione anche dei camper che gireranno la provincia, l'area interna? Li dobbiamo trovare. Beh, è ovvio che il personale va trovato, ci sono. Noi adesso abbiamo bandito diversi concorsi, infermieri, quindi il personale può essere attinto da queste graduatorie. Vediamo è ovvio che è tutto condizionato a questo. Noi dobbiamo però darci da fare per far sì che il personale ci sia, facendo concorsi, essere attrattivi anche a livello di una persona che viene a te perché sa che si lavora bene e c'è la voglia di fare per far crescere la sanità del territorio. Fondamentale anche perché siamo stati noi a segnalarli alla ASL e quindi con un monitoraggio continuo per poter dare risposte e cogliere tutte le opportunità che arrivano da questi fondi. Vedete, gli enti pubblici sono beneficiari di tantissime risorse dirette in questa fase, ma quelle più importanti anche sotto il profilo della quantità economica sono quelle che vanno a bando. Conoscere i bandi, avere le relazioni necessarie per poter scrivere un progetto di qualità diventa strategico in questa fase per dare risposte concrete ai cittadini.